Partiti, mi metto gli occhiali di notte e dedico questo video sui soldi e sugli Zanza a Tommy e Martina. Bravo Tommy, mi ha lasciato anche la mancia Tommy. Allora, attenzione, perché se credete di darvi tutte le colpe, se credete, come fa certa gente, purtroppo, unica nota su questo video un po' triste, gente che si fa fuori, allora io vi difendo io. Perché è inutile continuare a raccontare le cazzate. Si vive in un mondo di bugie e di cazzate dove nessuno ha il coraggio di dire la verità. Mi sono rotti i coglioni, come diceva Pozzetto, come l'albero, 40 anni. Mi sono rotti i coglioni, diceva Pozzetto. Sono stufo. Allora, adesso cerchiamo. Ovviamente qui si generalizza perché, come insegnano in Sociologia 1, quando ti spiegano, la macro sociologia, è normale che si lavora per macro gruppi, quindi ovviamente generalizzerò, quindi non ditemi ah no, mio cugino vendendo i folletti usati ha fatto i soldi e si è fatta la villa ad Arzachena in Costa Smeraldo, no, ok, so anch'io che ci sono le eccezioni, c'è anche quello che tira su il labbro e si copre il naso, c'è quello che c'ha tre palle, ok, quello che c'ha la frusta di 50 centimetri, ci sono le eccezioni, c'è anche la macchina che va col grano turco lì con le barbabietole, ho capito, però in generale vi dico, non prendetevela con voi stessi, perché voi non potrete mai zanzare, perché tutti quelli che hanno fatto il grano, tutti, anche sto qua che c'ha il macchinozzo, ha zanzato, sono tutti degli Zanza, il mondo è degli Zanza. Qual è la differenza? No, perché no, mio marito è dottore medico, certo, è medico, è un ingegnere, allora non farmi tirare fuori il marxismo, è comunque uno schiavo, ok? Se vuole fare i soldi, fa lo Zanza, come hanno fatto molti dottori Zanza, come faceva il ministro De Lorenzo, condannato, come facevano, non mi ricordo che cazzo era, Poggiolini, quello che va loro in casa, come hanno fatto, come fanno tanti medici che lì a Milano hanno fatto le protesi false, li hanno ingabbiati, dai, facevano le finte operazioni per poi metterti le protesi di legno, perché il mondo è degli Zanza, poi dipende che pelo hai, io pelo sullo stomaco per zanzare zero, perché a me non me ne frega un cazzo, io ancora devo capire cosa ci faccio qua, quindi non è che il denaro, cioè, mi sposta qualcosa, sai cosa fa il denaro? Mi permetterebbe, uno, di avere, quando voglio, un po' di pace, e quindi di non dover tirare la lima tutti i giorni, e poi mi permetterebbe di riflettere, ma è così buono riflettere? Perché più scavi nel buio, e più è possibile che uno trovi un pochino di luce, e quella luce ricrea un altro buio, anzi è un flash, cioè quando uno comincia a capire le robe, rimpiange il buio, ok? Quindi, voglio dire, beate ignoranza, dicono, perché? Perché uno comincia a scavare, quindi dico, a volte vorrei veramente avere il grano a palate perché mi potrei occupare, che poi anche lì faremo un altro video, se hai tanti soldi devi saperli gestire, perché poi finisci nel vizio, eh? Ah beh, è normale. Quando tu hai grano, grande disponibilità di denaro, ovviamente non faticato, perché attenzione, essere ricchi, nascere ricchi, è diverso che diventare ricchi, perché se tu diventi ricco, c'è comunque il retto pensiero che sei nato povero e barbone e ti ricordi il Natale dove sotto l'albero magari non c'erano i regali e quindi hai comunque quel malessere. Quando vai e fai gli incubi e sogni che tuo papà perdeva il lavoro, che a casa... Poi dopo sei ricco, sì, dopo fai magari il pagliaccio, il buffone, poi ti rimane sempre un po' la manazza, perché comunque è come quelli del dopoguerra, no? Che magari dopo hanno fatto i soldi ma si ricordavano, perché non spendi? Ma perché non ti metti i denti, che c'hai un dente ogni 20 minuti? E uno dice no, perché cazzo, se viene la guerra, dice ma la guerra non viene più, hanno fatto la pace 40 anni fa, e invece c'è gente che ancora metteva via il grano perché aveva vissuto i tempi di chi ancora faceva i soldi vendendo gli stracci, eccetera. Comunque, tornando a bomba, sono tutti degli Zanza. Qual è il problema? Che oggi non puoi zanzare. Oggi non possiamo zanzare, anche gli Zanza, secondo me, zanzano meno. Nel senso che una volta, lasciamo stare, cioè l'ho detto stamattina in un altro video, è normale che la... Allora,
È normale che uno dice, ma una volta c'era più voglia di fare, di arrivare. Certo che c'era più voglia di fare, è normale. Quando tu vedi che facendo ottieni dei risultati, è normale che ti esalti, è come la vittoria nel calcio. Cioè, se io vedo che mi sbatto, però mi danno tot soldi, una volta c'era veramente un'ignoranza, il dopoguerra, ma un'ignoranza da nord a sud, un'ignoranza nel mondo, ma prendiamo l'Italia, cioè l'Italia era la quinta, sesta, settima potenza del mondo in un paese di zanze e di capre, generalizzando. Poi io sono il primo che ho fatto i video sui geni italiani, voglio dire, qui stiamo parlando di un paese che aveva Manzoni e Dante quando gli altri paesi vivevano ancora accovacciati sul fiume cercando, non so, di cibarsi di qualche mollusco. Quindi lo riconosco all'Italia, la posizione alla penisola italica, la priorità sulla cultura, e va benissimo. Però io parlo di dopoguerra, che è un po' la nostra epoca, la mia, poi gli sbarbati adesso c'hanno 20 anni, millennials, vabbè. Però voglio dire, quelli che facevano il grano prima, zio cane, che li vedi adesso che hanno la seconda e la terza casa, che dicono ancora veramente se io sarei gente che aveva, sì, ok, avevano la volontà. Vabbè, ma anche oggi c'è gente che ha volontà, ma non va da nessuna parte, perché non puoi zanzare. Io non parlo di zanza a livello macro, io non sto dicendo i macro zanza, veramente gli zanza paura, io parlo anche delle zanzate quotidiane, cioè il fatto che tu andavi nei cortili a vendere i folletti, o magari all'epoca i primi materassi, potevi bussare, non c'era il problema che in certi cortili non entravi, non c'era la grande espulsione, c'era uno che veniva, ti vendeva il folletto, c'era un po' più di fiducia e prendeva i soldi cash. Io parlo ancora fino agli anni 80 e 90, c'è gente che ha fatto con un po' di volontà tanti soldi, troppi. C'è gente che vendendo gli aspirapolveri faceva 8-10 milioni al mese. C'è gente che vendendo anche qua i formaggi, ma non lo so, piuttosto che i salami nella bassa Lombarda, ma non parliamo del sud, del Veneto, c'è gente che vendendo i prodotti locali, inculando magari il cittadino che diceva questo è il vero salame di mucca, poi lo compravano in Francia il formaggio giallo, hanno fatto i soldi, sono quelli che andavano a comprare le Mercedes in contanti a fine mese e poi compravano l'appartamento, e c'era quello dell'agenzia immobiliare che diceva senti quanto lo dichiariamo, e magari diceva ma facciamo che vale 5, dice ma sono 100 metri, facciamo 6, e gli altri 90 in nero, milioni, cioè girava un pacco di nero, e quindi poi il meccanismo si alimentava, allora poi c'era il regalo, allora il figlio diceva ma lui è bravo, il figlio ha avuto 3 trattori, 5 terreni, 50 robe, uno l'ha fatto edificabile e oggi lui è così, sì, ho capito, ma tutto nasce dalle zanzate, non datevi colpa se oggi non riuscite a fare un cazzo. Perché? Perché le zanzate sono fondamentali, sono insite in un paese che cresce. In un paese del dopoguerra che cresce, le zanzate, i controlli. Adesso voglio dire, ragazzi, viviamo nel... Altro che il grande fratello e le telecamere. Qui siamo ipercontrollati. Oh, tu mandi 2 euro di sms all'associazione dei dentifrici despazzolati e ti mandano il controllo fiscale. Cioè è un'epoca terrificante, cioè sei sotto la lente di qualsiasi cosa, in macchina, dentro la macchina, e le microcamere, le robe, cioè siamo controllati. Cioè voglio dire, chi è quello che zanza? Chi è che ha voglia di fare? Nessuno. Che cazzo devi zanzare? Fai la tua vita di merda, come dicevano in quel film degli anni 70 del presentatore che si era ribellato, diceva lasciatemi almeno, che lo cito spesso, lasciatemi almeno il mio tostapane, perché lui ha capito il meccanismo. Allora, una volta, non parlo dei grandi zanzavano tutti, cioè voglio dire, voi pensate alla burocrazia, prima era molto più semplice, e l'ufficio Bustarelle, Fantozzi insegna tutto. Prima tutto era anche più veloce, paradossalmente più lento adesso, perché adesso non puoi zanzare, perché lui non può essere corrotto, perché vorrebbe essere corrotto, che piglia la bustarella, arriva a casa e fa il regalo alla moglie con la pelliccia, e quello che prende la pelliccia soldi nero vende la pelliccia, e a sua volta cosa fa? Prende, dice cazzo abbiamo fatto, apriamo un'altra pellicceria, e quello che dice ascolta sì io ti faccio il locale, ah ma fai il cavo, è un sistema che si alimenta. È così, è un circolo vizioso ma continuo, come il cavallo fa la cacca
e con la cacca si fa l'erba e il cavallo mangia l'erba, quello di Pozzetto, cos'era? Io tigro, tu tigri, gli tigra. È così, quindi non fatevi problemi. Cioè, io ho smesso, me ne sbatto i coglioni, tanto alla mia età quello che dovevo fare l'ho fatto, quello che non ho fatto non lo posso più fare. Che sogni, ah, vado, ti laurei per la seconda volta perché poi vuoi fare il ma chi se ne fotte? Cioè, ormai quello che fate è fatto, ma soprattutto cioè, il discorso è che uno, invece io dico, no, perché adesso mi sono un po' riavvolgo, rewind, stavo dicendo anch'io, se potessi e se faccio una certa operazione immobiliare adesso potrei dedicarmi un anno a studiare. Ho sempre avuto in testa tre cose: un corso reale, credo che sia una mini laurea, come cazzo li chiamano adesso, il dottorato, non lo so come cazzo si chiama, alla mia età si chiamava, io ho una mini laurea, si chiama mini laurea, ok? Io sono dottore, però sono dottore perché riconosciuta dallo Stato, quindi sono dottor Bergomi. Potevo essere dottore due volte in scienze politiche, ma ho interrotto perché ero povero, sono dovuto andare a lavorare. Ma avevo la vi farò vedere il libretto, avevo la media del 29 alla statale, quindi una media molto alta. Aspetta che spengo qua, che qui c'è il riscaldamento. Allora, però vi stavo dicendo che io potrei andare a studiare, io ho la passione, o faccio il corso, una mini laurea o il diploma universitario in dietologia, dove posso studiare, poi posso fare le diete, perché io so già tutto, però mi serve il pezzo di carta. Oppure, certo, una volta lo compravi. Chissà quanta gente, cazzo, hanno aperto magari, non so, cliniche senza sapere neanche estrarre un dente, o magari hanno fatto, non so, robe edilizie che non sapevano neanche smontare un tubo. Che ne sappiamo noi di cosa è successo in passato? Eppure hanno fatto i soldi. Ah, quello lì ha fatto, quello è bravo, ha fatto i soldi, e poi va in giro con la macchina, magari è solo uno zanza. Sono tutti zanza e hanno fatto bene, perché il sistema andava. Poi è chiaro, beh, a parte che anche oggi, cioè oggi, no? C'è ancora la mala sanità di qualche povera ragazza l'altro giorno che gli hanno detto che ah no, è solo un po' di mal di pancia, è morta. Cioè, ragazzi, quello è il problema. Il problema è oggi. Il problema è che oggi, nonostante i controlli, nonostante tutte le cose, facciamo ancora dei gravissimi errori. Una volta c'era la buona volontà, ma la buona volontà non basta mai. E la volontà, come diceva, non so se era Schopenhauer, diceva che non la volontà, com'era? La volontà come... ormai, cazzo, li ho studiati, sono vecchio. Però la volontà è buona se è assecondata dal fatto che puoi zanzare. Allora io, cazzo, domani mi alzo, prendo, vendo gli stracci come dopoguerra e faccio un milione al giorno. Faccio lo strascè, però poi... Cioè, capite che dove c'è la libertà di poter far circolare il denaro appunto in nero, dove è tutto un altro sistema, ok? Ripeto, io adesso potrei andare a fare... mi prendo un anno sabbatico e faccio, anzi ne prendo tre, faccio un'operazione immobiliare visto che devo vendere una roba, e invece di fare o di spendere o di cambiare la macchina, che cazzo ne so, o di spendere i soldi in minchiate, anche se io devo dire che non sono anche, cioè non mi appassiona neanche l'acquisto, perché l'emozione di acquistare una roba l'ho provata ed è una roba temporanea, nel senso che poi ti dura, non lo so, un quarto d'ora, due ore, un orologio, un motoscafo, una macchina, sì, dipende se poi hai la passione dei motori, però non è quella roba. Diciamo che i soldi più che altro servono per le emozioni, ma che emozioni vuoi avere a 50 anni? Anche il cibo ti deve limitare, vabbè, altro discorso. Dicevo che comunque non vi dovete dare colpe se non riuscite a fare il grano, perché nessuno ci riesce, perché? Perché non si può più zanzare, perché oggi zanzare vuol dire... a parte che anche volendo, chi è che zanza? Non puoi, li beccano tutti, è quello che ti fa la benzina tagliata, poi lo beccano, è quello che fa quello, cioè è normale. Quindi non potendo zanzare, stando nelle regole, in uno stato che è chiuso, tutto ipercontrollato, senza nessuna libertà, perché troppe leggi hanno imbrigliato questo mercato, qui c'è il capitalismo imbrigliato. Io non dico che sia giusto zanzare, attenzione, io dico che è giusto un sistema capitalistico dove si possa, se uno vuole, con volontà e con uno stato serio, senza zanzare, fare il grano e insegnare che avere il grano è un conto. Poi io amo i borghesi, amo la piccola borghesia del cazzo, ok? E invece oggi non c'è più, e invece era così una classe bella. Perché sai, gli aristocratici ci sono e ci saranno sempre, insomma, loro sono nati così, però hanno anche i ricchi piangono, mica tanto. Però dicevo,
visto che mi schiatto 60 argomenti, farò un video, un famoso video a parte anche qua sui soldi. Ripeto, non, cioè, è brutto, lo so anch'io. Io incontro sempre, quotidianamente, in tutte le città, gente che ha fatto un pacco di grano con capacità zero, un po' di volontà e il sistema che ti permetteva di far girare la roba. Poi è normale che se ogni giorno porti a casa 1 milione, ti alzi a lavorare tranquillo e felice, vai volentieri. Certo, ma una volta ti chiamavano anche a casa a lavorare. Ok, mia mamma mi raccontava che la Volkswagen l'ha chiamata a casa a lavorare. Vuol venire qua? Lei diceva, no, mi hanno chiamato già in 10 oggi. Adesso devi fare 6 lingue, 50 robe, 25 corsi per andare a fare il sottoschiavo dello stagista per prendere 300 euro e poi però si... Dai, il mondo nel dopoguerra, fino, ripeto, agli anni 80 così, fino a Tangentopoli, che ha segnato una linea anche di attenzione sociale, poi è arrivata la tecnologia, il mondo era degli zanza. E infatti i paesi che galoppano sono paesi di zanza: India, Brasile, tutte quelle realtà che sono cresciute tantissimo. Sono paesi in cui la corruzione, ma ripeto, a me non interessa, fate un cazzo della corruzione di Stato, non mi interessa, quella esiste e esisterà sempre. Io ripeto che nel circolo quotidiano del lavoro, delle cose che si fanno, le zanzate che c'erano all'epoca, ma prendevano i soldi quelli che facevano le tasse, prendevano le galline, poi gli portavano, era tutto, e tutti zanzate. Quindi c'è gente che oggi vi fa la morale, questa è la conclusione, vi fa la morale, che aveva neanche la terza media, la terza asilo, che non è mai riuscito a firmare un foglio se non con la X, che ha fatto un pacco di soldi e che oggi magari vi fa la morale. A voi, a noi, che magari parliamo 6 lingue, abbiamo una laurea e mezzo, ci facciamo un culo così, sappiamo far partire Linux, sappiamo far decollare un drone, sappiamo decifrare i codici, non lo so, di un Macintosh, eppure siamo imbrigliati. Perché? Perché è finita l'epoca della zanzeria. E quindi non datevi le colpe, ricordatevi. E qui voglio spezzare una lancia a chi invece, ci sono tante persone, è chiaro che se tu inventi la crema che farà crescere il cazzo, diventi miliardario, è normale. Però a me risulta, anche perché sennò io sarei un acquirente, che nessuno l'ha ancora inventata. Quindi, voglio dire, se nessuno l'ha ancora inventata, è perché è difficile creare. È chiaro che se diventi il luminare delle ginocchia per una operazione Operi Van Basten ti arrivano 100.000 euro magari dal Milan, è normale, le eccezioni ci sono, ci mancherebbe altro, però voglio dire, è normale che, non so, Rocco Siffredi ha fatto il grano, certo, ha usato la testa in un certo coso, era l'unico a fare certe cose, e ok. Però è l'eccezione, non è la regola. Poi conosco tanta gente che con la buona volontà ha fatto strada, ma io vi sto parlando di soldi veri senza qualità. Con un po' di volontà si alza e la sera cioè vado là, compro una cosa là, la rivendo là e alla sera avevo un milione di vecchie lire. Ma oggi che cosa? Ma oggi c'è gente che scusa, gli stagisti prendono 400 euro al mese e lavorano, non lo so, 6 ore al giorno. E non lo so, fate voi il calcolo. C'era gente, ripeto, che grazie allo zanzamento del sistema, non parlo dello Stato, parlo del quotidiano, con nessuna qualità, e oggi magari vi fa anche la morale a voi e a noi, che magari ci facciamo il culo, proviamo ad essere i famosi leader in noi stessi, ci ricaviamo uno spazio, e soprattutto purtroppo siamo in teoria, poi io non ho mai sposato questa teoria e questa pratica uno contro l'altro, perché non c'è spazio per tutti. E loro invece ci fanno la morale, ma sono solo degli zanza senza qualità. Va bene, gli è andata bene, vadano a fanculo, ma non ci facciano la morale.